Non si tratta di pedonalizzare il Ponte di Tiberio, ma di costruire un'operazione di riqualificazione urbana che tocca il vecchio Porto Canale, il Bacino, il Parco Marecchia, il Borgo San Giuliano. Ci sono 5 ambiti di intervento, uno appunto la vecchia banchina, la realizzazione di una grande piazza d'acqua nel Ponte di Tiberio, dove fare cultura, spettacoli, intrattenimento, l'idea di allargare il parcheggio di attestamento del Borgo San Giuliano, che passerà da 220 posti ad oltre 360, il fatto di poter entrare nel borgo, la circolarità, entri, svolti nel parcheggio, poi riesci da via Laurana dove c'è la Conad perché il parcheggio si allarga, l'idea di portare più gente al borgo per far vivere il borgo, le attività commerciali ma anche la qualità della vita dei residenti. Oggi portare più persone vuol dire incentivarle ad andare con mezzi elettrici, con bici, a piedi, quindi un grande progetto che ha a monte ad esempio il fatto di fluidificare l'asse della via Roma. Non è che si chiude il ponte, prima si fanno degli interventi dove c'è Largo Vannoni. Oggi noi sappiamo che chi viene dalle Celle via 23 settembre, il carico di auto è un carico di auto di transito, di auto che non si fermano nel borgo, lo offendono, scaricano lo smog, 900.000 passano da viale 23 settembre, le Celle, viale Tiberio, e il 90% non si ferma nel borgo e svolta a destra dopo il ponte di Tiberio e si scarica e va a offendere il Castel Sismondo e va a tagliare in due il borgo Mazzini, quindi è una sorta di circonvallazione medievale che viene utilizzata ancora per passare nel 2014. Quindi per modificare i flussi di attraversamento e di offesa del centro storico andiamo a fare degli interventi a monte. Dicevo, Piazzale Vannoni, si riorganizza l'entrata dove c'è la divaricazione da Viale Tiberio e Viale Matteotti, si fluidifica la via Roma, si faranno appunto rotonde davanti alla stazione, la rotonda dove c'è l'anfiteatro e via Roma, per fluidificare fino a Miramare. Miramare, 2,5 milioni di investimento per sbloccare l'imbuto di via Stoccolma e collegarci a Riccione, quindi c'è un asse di transito verso Riccione che viene fluidificato senza semafori, e poi c'è il fatto che questo traffico che viene da nord, dalle Celle, passa sul ponte di Tiberio senza fermarsi al borgo, viene invitato a indirizzarsi sulla statale 16 attraverso lo sfondamento di via Tonale, arrivi dove c'è la rotondina di via Tonale sul fiume Marecchia, volti a destra, ti rimetti sulla statale 16 per andare dove? Esattamente dove andresti passando dal ponte di Tiberio, perché uno viene da nord, passa sul ponte di Tiberio e può andare al Castel Sismondo, al Tribunale, in via Rosaspina, all'ospedale, a Bellariva, tutte le macchine che vengono da nord passano da lì. Allora tu vai su via Tonale, fai la statale 16 e puoi utilizzare per andare in altre parti della città l'ingresso della Marecchiese, di via della Fiera, di via Covignano, di via della Repubblica. Si tratta di cambiare le abitudini. Noi abbiamo calcolato che da via Tonale, dove c'è la rotondina sul Marecchia, per arrivare a Castel Sismondo Valturio ci sono circa 1,4 km, 1,6 km con 2 semafori, il ponte di Tiberio e il mercato ambulante il mercoledì e il sabato. Se da quella rotondina di via Tonale, dove c'è il ponte sul Marecchia alle Celle, passi da via Tonale, vai sulla statale 16 e arrivi dalla via Marecchiese a Castel Sismondo Valturio, è 1,5 km, 1,2 km in più da fare in auto. Se usi l'auto devi fare più strada, non puoi usare l'auto per fare meno strada. Quindi l'idea di cambiare le abitudini per far esplodere il teatro che si apre al castello, via le auto.